Categoria imprese. Categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno consulenza health. Andiamo a leggere subito la motivazione di questo riconoscimento. Per confermarsi quale operatore trainante nel settore della consulenza strategica nei campi medico, farmaceutico e biofarmaceutico, per aver continuato a supportare i propri clienti nella crescita con l'obiettivo di una valorizzazione della ricerca medicale e dell'industria farmaceutica nazionale. The winner is the Boston Consulting Group. E noi abbiamo il piacere di ospitare Lorenzo Positano, Managing Director and Partner di The Boston Consulting Group. Benvenuto. Grazie mille per avermi qui. Un commento su questo premio, soprattutto in un contesto, in un momento così particolare, insomma, dottor Positano. No, la ringrazio, vi ringrazio tantissimo per questo premio e per avercelo dato per il secondo anno consecutivo. E noi siamo molto contenti perché conferma un pochino la nostra visione che 4-5 anni fa ha fatto investire Boston Consulting Group per l'Italia, Grecia, Turchia e Israele nel settore healthcare per creare un team con competenze distintive sia per quanto riguarda tutti i sottosettori del healthcare, quindi la parte farmaceutica, la parte medical technology, la parte di ospedali e sistemi sanitari, assicurazioni sanitarie, sia per quanto riguarda tutte le aree funzionali. Mi permetta di fare veramente tre ringraziamenti. Il primo, appunto, come dicevo, al team fantastico che abbiamo adesso in piedi, con consulenti con competenze distintive che vanno dalle consulenze mediche, dalle competenze della ricerca e sviluppo, competenze nell'ambito del manufacturing, della supply chain, del procurement, competenze nell'ambito del digitale. Quindi copriamo tutti gli spettri funzionali. Gli altri partner della Practice Healthcare per Italia, Grecia, Turchia e Israele, che sono Giuseppe Falco, Silvio Belletti e Stefano Cazzaniga, e a tutti gli MDP, Managing Director e Partner di BCG Italia, che ci hanno sostenuto in questi ultimi 4-5 anni. E per finire, come si dice appunto in inglese, last but not least, tutti gli componenti appunto del team di supporto di BCG, a partire dal marketing, dall'assistenti, al finance, all'HR, che lavorano insieme a noi giorno dopo giorno per trasformare il business dei clienti e creare valori per i clienti stessi. Ecco, sì, assolutamente, mi sembra giusto ricordare sempre il team, che è la cosa fondamentale. A questo punto però io, dottor Positano, le chiedo un'altra cosa. Visto che lei ha giustamente ricordato anche che è il secondo anno consecutivo che, insomma, questo riconoscimento vi viene assegnato, mi piacerebbe approfittare di questo momento per fare un po' il punto sull'anno appena trascorso, insomma, quali sono stati gli step e i passaggi più significativi secondo lei? Sì, grazie mille. Allora, come Boston Consulting Group abbiamo ritenuto fare delle proposte concrete e reali su come migliorare il settore dell'healthcare in Italia, e queste proposte concrete e reali sono state rese ancora più urgenti dalla pandemia che tutti noi abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo in questi mesi. E l'abbiamo fatto attraverso tre lenti. La prima, quella delle riforme del modello della sanità. La seconda, quella di come migliorare le politiche di innovazione per il settore farmaceutico e il settore dei medical technology. E la terza, quali sono le strategie di creazione del valore. Pensiamo che attraverso sei macro leve, sei macro azioni, si possa ottenere una generazione di valore concreta e reale per i prossimi 10 anni. E le sei macro leve che noi appunto abbiamo proposto e stiamo continuando a proporre al settore del care sono la promozione della digitalizzazione sia all'interno del nostro sistema sanitario, sia all'interno del modello commerciale per le aziende farmaceutiche e del medical technology, il focus sul valore e sull'equità distributiva dei servizi sanitari, l'avvicinare i servizi ai pazienti in modo che i pazienti non si devono più spostare attraverso appunto l'Italia, le regioni, per avere accesso ai servizi migliore, il ridisegno del sistema dei fondi e legislazione a supporto dell'innovazione, l'investimento in piattaforme e tecnologie ed area terapeutica di forza e di focus su cui possiamo costruire una piattaforma di vantaggio competitivo per le aziende italiane, e infine essere più presenti in mercati che rappresentano la maggior parte del mercato healthcare mondiale, che sono gli Stati Uniti e la Cina. Pensiamo che
facendo leva su queste sei iniziative si può appunto ottenere un valore concreto. Traducendolo in alcuni numeri, come ci piace appunto, come facciamo noi consulenti di solito, questo appunto si può tradurre in 25.000 decessi in meno all'anno, che equivale a circa al 5% dei decessi in meno che avviene su base annua, una creazione di circa 45.000 posti di lavoro in più, quindi circa il 7% più, un aumento del turnaround del settore farmaceutico di circa 15 miliardi l'anno, quindi il 15-20% in più rispetto a quello che avviene già ogni anno, e una crescita del 10-15% del numero di brevetti. Questi numeri pensiamo siano possibili di ottenere appunto per i prossimi 10 anni. Ottimo, quindi vede che ha unito poi quelle che sarebbero state le mie domande, quello che è stato fatto nell'ultimo anno e quali sono poi gli obiettivi più prossimi per il futuro. Quindi direi che giustamente il collegamento è stato fatto e quindi anche il dado è stato tratto. Io la ringrazio moltissimo, Lorenzo Positano, Managing Director and Partner di Boston Consulting Group, e naturalmente complimenti a tutto il team per questo premio. Grazie mille, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie.